non la pretesa di insegnare qualche cosa, però chiedo il diritto di seguire quello che vedo e sento. E sono qui per dare le mie domande, le mie risposte, le mie intuizioni, le mie comprensioni, i miei suggerimenti, per chiunque voglia ascoltarle. Chiedo il rispetto delle minoranze, autentico rispetto delle minoranze. Chiedo la tolleranza, l'accoglienza, la compassione. Chiedo e offro tolleranza, accoglienza, compassione, in senso buddista. Cercherò di dimostrare come la gestione della pandemia, ad opera delle istituzioni, ad opera dei grandi poteri, dei poteri forti, va di pari passo, è funzionale alla pandemia emozionale che pervade le masse, la pandemia emozionale non vista di tutti noi quando siamo, ci comportiamo da uomini comuni e donne comuni, quel pensiero unico, strisciante, che pervade l'umanità intera. E, ripeto, cercherò di sottolineare quanto questa sia un'opportunità da cogliere. Certo, qualcuno dirà, è arrivato un altro guru che ha intenzione di propinarci la sua verità, crede di avere in tasca la soluzione. So bene che non è facile essere nei panni dei vari soggetti, dei comitati scientifici, degli Speranza, dei Draghi, dei Figliuolo, dei Locatelli. Non è facile, quindi comprensione. Quindi compassione, quindi rispetto, ma non il mio accordo, certamente, assolutamente non il mio accordo. Il mio sguardo è molto lontano. Chi crede di essere uno che vede diversamente e che vuole avere il diritto di vedere diversamente? Uno che conosce quanto la forza del bisogno di potere, che non è necessariamente il potere del successo o del denaro, il potere dell'inferiorità di chi non è in contatto con se stesso, possa inquinare anche le menti più eccelse e indurre in tentazione anche i meglio intenzionati. Infatti, manipolazione e corruzione stanno alla base della pandemia emozionale, stanno alla base del nostro sistema, del sistema della scienza e della politica, come vedremo. Affermare che ci sia corruzione e manipolazione vuol dire notare qualche cosa e dirlo, non vuol dire giudicare. Dovremo convivere e questo è un contributo per convivere. Cercherò ora di dimostrare le mie posizioni. Dicevamo, si crede che il problema sia la pandemia. E la pandemia porta, per esempio, paura. La narrazione della paura è indubbia, no? Paura e controllo sono alla base della narrazione del nostro sistema. Ma non è seguendola e nemmeno combattendola la paura. Non è combattendo la pandemia o subendola che si esce.
dalla schiavitù che si esce dal problema. Non è mai con uno sguardo duale che si risolvono i problemi. Questo è uno dei primi, ce lo dicono da millenni, non due, il Vedanta, non due. Se non farai del due l'uno non entrerai nel regno. Lo sguardo unico, il riconoscimento e il superamento del dualismo è alla base della soluzione di ogni problema. Ma noi di nuovo siamo nel dualismo. Il virus male, il vaccino bene. Chi è a favore bene, chi è contro male. E così via. La schiavitù del dualismo, emozione e ragione. È da questa schiavitù che dobbiamo guarire. Il problema non si risolve né seguendo le emozioni né combattendole, ma disidentificandosi. La consapevolezza è la medicina. È una delle medicine che ci serve, secondo me. Certo, disidentificazione e consapevolezza. Chi sono? Termini ignoti, vero, Ministro Speranza? Vero, Generale Figliuolo? Disidentificazione e consapevolezza. Non siete tenuti a saperlo, non siete tenuti a parlarne, no? Perché bisogna salvare le vite, bisogna vaccinare le persone. Cercherò di dimostrare che la consapevolezza e la disidentificazione sono la medicina per questa malattia che stiamo vivendo. E proprio anche per risolvere il problema, una volta per tutte. Pensiamo alla retorica della guerra. Combatteremo, vinceremo contro il male. Io mi permetto di ricordare, di citare Gesù Cristo. Forse che Cristo ha combattuto gli ebrei che di spada ferisce e di spada perisce. Forse che non abbia ritaccato l'orecchio al soldato. Oppure pensiamo a tutti i maestri. Forse non ci insegnano di superare l'occhio per occhio, la tentazione della reazione. I saggi di tutti i tempi, compreso quelli dei nostri tempi, come Ken Wilber, ci ricordano che l'evoluzione è sempre trascendimento e inclusione. Non è mai reazione. La trasformazione non è mai contrapposizione. È sempre una soluzione che va oltre la lotta, va oltre il dualismo. Questo o quello, nessuno dei due, un altro. La via d'uscita è sempre oltre. Dentro di noi, dentro ogni essere umano, c'è un piccolo uomo, una piccola donna che cerca di, che vorrebbe ovviamente che passi la pandemia, che non avere paura, non avere malattie, che non muoia nessuno. Ma questo è il desiderio infantile, questo è il bambino dentro di noi. La morte, la malattia esistono, lo sappiamo. E qual è l'atteggiamento giusto? Ricordarci che, per esempio, dentro di noi c'è anche un eroe in viaggio, e che è in dialogo con il mondo. E che le esperienze del mondo sono qui apposta, il mondo ci fa da specchio, è qui per mettere alla prova il nostro eroe, ci mette i draghi lungo la strada, nella foresta della vita, per insegnarci a liberare la principessa della torre o il principe azzurro. Il piccolo uomo, la piccola donna sono preda della pandemia emotiva. Sono in un viaggio per risvegliarsi e guarire. È questa la guarigione, a mio avviso. Quindi la vera sfida non è tanto tra virus o vaccino, ma tra sonno o risveglio, tra reazione o cambiamento, tra trasformazione o combattimento, tra pace o guerra, tra cronicizzazione o comportamenti disfunzionali. Tra identificazione e disidentificazione, verso un trascendimento creativo nel nuovo, il nuovo. Stiamo affrontando la pandemia secondo la diade paura, controllo. Male, bene.
Questo favorisce il sonno, non il risveglio. Vogliamo vedere quali opportunità ci potrebbero essere. Quando nasciamo, non è che semplicemente veniamo fuori dall'utero, incominciamo a respirare. Nel passaggio si vive o si muore, si riesce o non si riesce. Vita o morte, ma quando siamo fuori, non siamo semplicemente riuscite ad uscire, siamo vivi, cioè respiriamo. Abbiamo fatto un salto evolutivo da individui connessi, legati alla madre, a individui autonomi, da individui nutriti e respirati dalla madre a individui che nutrono. Abbiamo passato una strettoia e abbiamo fatto un salto. Quindi, evolvere o tornare alla normalità. Siamo di fronte a un passaggio epocale. Ci stiamo perdendo in quello che Jung chiamerebbe lo spirito del tempo. E ci dimentichiamo che siamo eroine ed eroi in viaggio. Se provassimo ad ascoltare la voce dello spirito del profondo, cosa vuol dire ascoltare lo spirito del profondo? Ci stiamo occupando del virus e ci stiamo dimenticando del modo col quale stiamo affrontando il problema. Qual è il contesto? Qual è il gioco che stiamo giocando davvero? Appunto, crediamo che sia sconfiggere il virus. Forse ci dice, vai più dentro, guarda oltre. Ma quale sarebbe questo gioco? E quale sarebbe il risveglio? Proviamo a. Per comprenderlo dobbiamo scomodare la storia, anzi l'antropologia. Lasciamo per un attimo i virologi e chiamiamoli antropologi. Dice il saggio, la nemesi storica, ci dice: se non conosci la storia, sarai costretto a ripeterla. Una società che non sente il bisogno di storia è una società senza anima. Quindi, quanto gli storici e gli antropologi sono ascoltati dal nostro sistema? Quanto spazio gli viene dato per affrontare questa situazione? In fondo, la storia basterebbe conoscere come abbiamo fatto. E fare meglio, riconoscere gli errori e migliorarli, no? E invece stiamo semplicemente ripercorrendo gli stessi errori, ricorsi e ricorsi allo stesso modo. Per migliaia e migliaia di anni siamo vissuti in base all'istinto, attacco o fuga, virus o io. L'istinto di sopravvivenza, certo, ci ha consentito di passare da prede a predatori, ci ha consentito di diventare la razza dominante. Abbiamo scoperto l'agricoltura, siamo diventati sedentari, arti e mestieri. Abbiamo cominciato a costruire vita di relazione, a darci delle regole. Sono arrivate le grandi religioni, i grandi miti, la cultura, la civiltà, il pensiero magico superstizioso. Nella coscienza istintiva ha cominciato a lasciare il posto alla coscienza mitologica, il pensiero mitologico, i nostri eroi con i quali identificarsi, i grandi miti, le grandi religioni, il senso di appartenenza, di comunità. Noi meglio di loro. Le lotte, l'identità con il gruppo, con la comunità. Se non sei nel gruppo, non appartieni, non esisti. E da lì la procreazione, il piacere, il sentimento, l'emozione, gli affetti. La vita va avanti, la razionalità incomincia a prendere spazio, dovuta alla necessità di darsi delle regole, di misurare, di controllare. E passiamo così i tempi bui del Medioevo e arriva
la grazia della scienza, Rinascimento, poi Illuminismo, pensiero scientifico. E con esso, con l'apoteosi della coscienza razionale dell'umanità, ha incominciato a fiorire. Perfetto. Solo che, come vedremo, l'evoluzione dell'umanità, il postmodernismo, l'ipercomplessità, è l'evoluzione proprio dell'essere umano, la sua complessità. Fa sì che il pensiero razionale sia limitato, non sia più adeguato, si sia sparso talmente da occupare spazi che non ne riguardano. Questo è il contesto nel quale la pandemia, il Covid, si sta compiendo. L'ipotesi che cercheremo di affrontare è che il pensiero scientifico stesso, fondato sulla razionalità, sia il problema. Tutto può essere un problema, no? Anche la pasta asciutta, se mangio 2 chili di spaghetti al giorno, perché è buono e fa bene. Un eccesso di razionalità. L'usare il pensiero razionale per ciò che non è adatto. Questo, come vedremo, è uno dei problemi principali e fa il paio con la pandemia emotiva. Semplificando, potremmo dire che il pensiero crea dei modelli del mondo, no? Facciamo un'esperienza e ci creiamo delle idee su quello che abbiamo vissuto. Quindi, l'esperienza è l'osservazione dell'esperienza, il costruire dei modelli. Il modo con il quale osserviamo il mondo determinerà la nostra esperienza del mondo. Il problema è che per quanto straordinari progressi abbia compiuto la condizione umana nel corso della storia, essa è caratterizzata da alcune limitazioni. La prima è che il nostro stato di coscienza, il nostro pensiero, dipende dalle nostre emozioni, dai nostri bisogni, dai nostri desideri, come dicevamo prima. Quanto più siamo identificati, quanto più pensiamo in un certo modo. E la seconda è che noi, nella nostra vita quotidiana, osserviamo il mondo esterno, ma non ci dirigiamo praticamente mai al mondo interno, non ci guardiamo, tranne in casi eccezionali. La terza è che il pensiero è così abile, la mente è così abile a creare dei modelli del mondo, a farsi delle convinzioni, dei condizionamenti, a trovare delle giustificazioni, razionalizzazioni, spiegazioni, da credere che siano vere, da non essere più modificabile, da resistere ad ogni cambiamento, ad ogni modificazione. E questo è proprio il problema. Stiamo resistendo al cambiamento. La pandemia bussa e dice: guarda che non vi state accorgendo che state evolvendo, che c'è un altro modo di affrontare la vita, il mondo. E non lo stai vedendo. Non è con la mente razionale, non è con l'identificazione emotiva. Non è con paura, controllo, lotta, ma è con osservazione consapevole, è con il fluire, è con la fiducia, è con lasciarti andare, è col dialogare con il mondo in un modo complementare, non cercare il controllo, ma la partecipazione, l'accoglienza, qual è il messaggio? Siamo esseri viventi e facciamo parte di questo gioco, tutti quanti, virus compreso, anzi. Non è propriamente un essere vivente, una porzione. Come si esce da questa trappola? Il primo passo per uscire da una trappola è accorgersi che siamo in trappola. Giusto? Non si esce da un problema con la stessa mente che l'ha creato.
Se noi vogliamo uscire dalla ragione, non possiamo usare la ragione. Se noi vogliamo liberarci dall'identificazione emotiva, non possiamo usare l'identificazione. Disidentificazione e consapevolezza sembrano essere due elementi per questo passaggio. Ripensiamo al nostro percorso evolutivo, con i nostri genitori, insegnanti, preti, politici, giornalisti, medici, tecnici, scienziati. Forse che qualcuno ci aveva mai insegnato ad osservare il pensiero. Ci si è accorta che possiamo osservare il pensiero e quando lo facciamo cambia tutto, proprio cambia tutto. Si schiude un altro mondo. La consapevolezza è un altro mondo, la ragione è un mondo, il mondo della conoscenza, la consapevolezza è un altro mondo. Ma la nostra scienza si basa sulle evidenze, no? Evidence-based. Quando noi cominciamo ad osservarci, osservare i nostri pensieri, osservare come guardiamo, ci accorgiamo che le nostre evidenze in realtà sono apparenze e che possiamo guardare oltre le apparenze e vedere cosa c'è oltre e vedere cosa queste evidenze ci dicono, non solo quello che mostrano, ma qualche cosa oltre. Ci indicano qualche cosa. Le nostre abitudini, le nostre credenze, i nostri valori e i problemi che si creano ci indicano qualcosa d'altro. Ci dicono: guarda che devi metterci tu qualche cosa per fare un passo, qualcosa di nuovo. Lascia il controllo. I codici della tua mente razionale sono così memorizzati in profondità che non riesci a vederli se non guardi attentamente. Guarda. Accorgiti. Il pensiero scientifico che cosa ha fatto? Ha incominciato a dire: ok, dobbiamo dire qualche cosa che abbia una validità. Allora incominciamo a studiare la materia, misuriamola e facciamo che le nostre affermazioni siano verificabili e ripetibili. Perfetto. Con questo, da Galileo fino ai nostri giorni, abbiamo fatto passi straordinari nella storia evolutiva, tecnologica, anche nel miglioramento indubbiamente delle qualità di vita. Solo che l'abbiamo fatto sulla materia. La fisio ha funzionato talmente bene che l'abbiamo spostato al bios, la materia, dalla materia alla vita. Abbiamo applicato lo stesso sistema alla vita. Solo che misurare, ripetere e verificare ciò che è irripetibile, incommensurabile, che è la vita, è ineffabile, che è la vita, diventa un po' complicato. Allora si è dovuto ridurre l'uomo a macchina, si è dovuto studiare solo i processi biologici, biochimici, materici. E trascurare gli aspetti della coscienza, dello spirito, ridurre le emozioni a processi biochimici, ridurre la coscienza a attività cerebrale, perché così si può studiarla. E allora tutto ciò che è fuori non può essere studiato e viene ridotto, viene cacciato dentro lì. Perfetto, no? Cosa meglio che non combattere i virus e i batteri, che le proteine spike, che la manipolazione genetica, che il genoma, cosa di meglio? È perfetto. Il pensiero scientifico dominante non può che vedere questo e agire così. Quindi, ancora una volta, compassione e rispetto, ma anche toc toc, non ci siamo. Manca qualcosa. C'è qualcuno che lo sta vedendo e sta dicendolo. Cerchiamo di vederlo. Manca qualcosa. Per occuparsi del nous, della coscienza, dello spirito, dell'anima. Bisogna usare un'altra mente, un altro sguardo e soprattutto bisogna disidentificarci dalle nostre emozioni e bisogna imparare ad osservare noi stessi. È lo scienziato che deve imparare a guardarsi, ad osservarsi, a ricercare su se stesso prima di ricercare fuori da sé. Uno dirà: ma la medicina ha fatto dei salti incredibili, certo. Ha fatto tre rivoluzioni la medicina. La prima è stata la rivoluzione microscopica, potremmo dire.
la scoperta dei batteri, dei virus e di conseguenza di tutta la capacità di lavorare dal punto di vista molecolare, biologico, no? E quindi la farmacologia, assolutamente geniale. Un secondo salto è avvenuto con, potremmo dire, la rivoluzione tecnologica, diagnostica. Dai raggi X, diciamo così, fino alla risonanza magnetica funzionale, fino alle nanotecnologie, all'endoscopia e via di seguito. Straordinario, si salvano vite e vite. Alla terza generazione, la genomica, attenzione, genomica e farmacogenomica. Cioè, si lavora sui geni, si modificano, si fanno i farmaci in base, si individuano quali sono i geni responsabili della malattia e si fanno i farmaci che agiscono su quel gene. Attenzione, c'è odore di transumanesimo, bisogna stare molto attenti. La pandemia emotiva. Il desiderio di vittoria, di successo, di combattimento anche sul male stesso, la voglia di combattere il male, di vincere, di farcela, di allontanare lo spettro della morte e della malattia, pericolo. Quanto più aumenta la tecnologia, pericolo, quanto più non ci accorgiamo che, come vedremo, la morte è il compimento della nascita. Nascita, esistenza e morte sono la vita. Quindi il movimento per la vita, movimento per la vita dovresti essere movimento anche per la morte. Pensiamo a tutte le religioni che ci parlano di un al di là. E allora dov'è il problema in questo passaggio? Eppure si lotta con tutte le forze contro un aspetto della vita che è la morte. Quindi questi successi della scienza costituiscono da una parte una grazia, dall'altra una disgrazia, da una parte sono la soluzione del problema, ma dall'altra lo creano. L'identificazione con la materia, la negazione della coscienza o la sua separazione e delega alla religione.